Metti da parte i tuoi libri di psicologia, lascia il tuo divano di analisi. Stiamo per fare un viaggio nel mondo misterioso e affascinante dei gatti e dei loro bizzarri comportamenti. Ti sei mai chiesto perché il tuo gatto fa quelle cose strane che sembrano sfidare ogni logica? Bene, sei nel posto giusto. Con un pizzico di ironia e un po' di scienza felina, cercheremo di spiegare 8 di questi comportamenti. Ma intanto, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e spunta la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Iniziamo con un classico, il mitico sedere sulla tastiera. Sì, lo sappiamo, il tuo gatto ha l'intero appartamento a disposizione, ma sceglie proprio la tua tastiera come posto preferito per sedersi. O forse è il tuo compito importante per il lavoro. Non ti preoccupare, non è che il tuo gatto ha un desiderio represso di diventare un romanziere. Piuttosto, cerca il calore della tastiera e soprattutto la tua attenzione. Perché ammettiamolo, niente distrae di più del lavoro di un gatto che fa capolino dallo schermo del computer. Passiamo poi al secondo comportamento curioso, il cosiddetto gatto ninja. Sai, quei momenti in cui il tuo gatto sembra impazzire e inizia a correre da una parte all'altra della casa senza motivo apparente? Bene, non è che il tuo gatto sta cercando di battere il record mondiale dei 100 metri piani. Piuttosto, ha bisogno di liberare energia accumulata. Ricorda, i gatti sono predatori per natura e anche se l'unico predatore che hanno a disposizione il tuo tappeto, il loro istinto è sempre pronto. Terzo sulla lista è il bizzarro comportamento di portare prede. Hai mai trovato il tuo gatto che ti porta un giocattolo, una calza o, nel caso più sfortunato, un topo morto? Non è che il tuo gatto stia cercando di aggiungere elementi alla sua collezione personale. Piuttosto, è un comportamento che deriva dai suoi antenati selvatici, che portavano le prede ai loro cuccioli. Quindi, in un certo senso, potresti considerarlo un complimento, anche se un topo morto non è esattamente il tipo di regalo che ti aspettavi. Il quarto comportamento che ci lascia perplessi è il famoso gatto rotolone. Sai quei momenti in cui il tuo gatto si rotola pancia in su come se stesse cercando di diventare un sushi? Bene, non è che il tuo gatto sta cercando di diventare una star di YouTube. In realtà si tratta di un segno di fiducia e di affetto. Quando un gatto si mostra vulnerabile mostrando la sua pancia, sta dicendo: mi fido di te. Quindi, la prossima volta che vedi il tuo gatto rotolarsi, ricorda che è un grande complimento, anche se potrebbe sembrare solo un tentativo di diventare il prossimo meme virale. Il quinto comportamento da decifrare riguarda l'intrigante abitudine di cacciare i piedi. Se ti sei mai svegliato nel cuore della notte sentendo un attacco improvviso ai tuoi piedi sotto le coperte, sappi che non sei solo. Non si tratta di un gatto vendicativo o di un sogno da incubo, piuttosto del loro istinto predatorio che entra in gioco. Il movimento sotto le coperte risveglia l'istinto di caccia del tuo gatto, trasformando i tuoi piedi in una preda molto desiderata. Quindi, forse potrebbe essere utile avere un paio di calze spesse a portata di mano. Il sesto comportamento strano è quello del bevitore selettivo. Molti gatti rifiutano di bere dalla ciotola, preferendo invece bere dal rubinetto, dalla tua tazza o addirittura dalla vasca da bagno. Non preoccuparti, il tuo gatto non è uno snob. Questo comportamento può essere dovuto al fatto che i gatti preferiscono l'acqua in movimento, che in natura è generalmente più fresca e pulita. Perciò, la prossima volta che vedi il tuo gatto bere dal rubinetto, non preoccuparti, non sta cercando di fare un'imitazione del tuo idraulico. Il settimo comportamento che ci fa grattare la testa è l'atto del mordicchiamento affettuoso. Se il tuo gatto ha mai iniziato a darti morsi leggeri mentre lo stai accarezzando, non temere. Il tuo gatto non sta cercando di farti diventare un supereroe con poteri di gatto. Questo è infatti un segno di affetto, anche se esprimere amore attraverso un morso può sembrare strano a noi umani. Ricorda, il linguaggio dell'amore felino è pieno di sorprese. E infine, l'ottavo e ultimo comportamento da spiegare, il fascino del gatto nelle scatole. Se hai mai portato a casa una scatola, hai probabilmente scoperto che il tuo gatto sembra più interessato alla scatola che a ciò che contiene. Non è che il tuo gatto stia pianificando di trasferirsi in una nuova casa di cartone. Questo comportamento può essere dovuto al fatto che le scatole offrono sicurezza ai gatti, dandogli un luogo in cui nascondersi e osservare il mondo da una prospettiva sicura. Quindi, la prossima volta che acquisti qualcosa, ricorda di portare a casa anche una scatola per il tuo gatto. Chissà, potrebbe diventare la sua nuova casa dei sogni. Ecco a voi 8 bizzarri comportamenti dei gatti spiegati. Non importa quanto possano sembrare strani, ricorda, ogni gatto ha la sua personalità unica e le sue piccole eccentricità.
Quindi, la prossima volta che il tuo gatto fa qualcosa di strano, sorridi e godi di questi piccoli momenti. Dopotutto, sono queste le cose che rendono la vita coi gatti un'avventura indimenticabile e ricca di sorprese. Non importa se il tuo gatto preferisce bere dall'acquario, attaccare i tuoi piedi nel mezzo della notte o sognare di diventare il prossimo grande romanziere sulla tua tastiera. Ogni suo comportamento ha una spiegazione. E anche se a volte potrebbe sembrare che stia cercando di confonderti, ricorda, il tuo gatto ti adora, anche se ha un modo molto particolare di dimostrarlo. Non ci sono comportamenti strani quando si parla di gatti, ci sono solo comportamenti felini. Quindi, la prossima volta che il tuo gatto fa qualcosa che ti lascia perplesso, ricorda di guardare il mondo attraverso i suoi occhi. Forse scoprirai che non è così strano come sembra. E alla fine della giornata, non importa quanti comportamenti bizzarri il tuo gatto possa avere, sappi che sono tutti parte del pacchetto. E questo pacchetto è un pacchetto di amore, affetto e pelliccia. Molta, molta pelliccia. Ecco perché, nonostante tutti i loro comportamenti bizzarri, continuiamo ad amare i nostri gatti. Perché in fondo non potremmo immaginare la nostra vita senza di loro. Quindi accetta il tuo gatto per quello che è, un piccolo adorabile mistero peloso. E non dimenticare mai di goderti ogni singolo momento insieme a lui. Perché ogni gatto, con tutte le sue stranezze, è assolutamente unico. Ecco, alla fine, l'unico comportamento bizzarro che davvero conta è quanto bizzarramente riescono a rubare i nostri cuori, volta dopo volta. Bene, finisce qua questo video. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, lascia un like a questo video. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao e a presto.